fede, rivelazione del cielo. Alleluia! Ora è qui. Emanuele fu crocifisso. Alleluia! Emanuele fu crocifisso. Emanuele, il terzo Gesù, pace, resuscitò. Dio è con noi. Alleluia Padre, ti adoriamo. Alleluia Signore, ti ringraziamo. Alleluia, grazie per la tua misericordia. Rinnovaci in questa giornata. Alleluia. Rinnova i tuoi figli, le tue figlie, siamo qui Padre. Amen. Alleluia, nella tua presenza, per invocare il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Alleluia. Il nome di Cristo. Amen. Alleluia. Alleluia, tu sei qui in mezzo a noi. Emanuele. Alleluia. Oh, ti adoriamo, Re della gloria. Alleluia. Principe della pace. Alleluia. Alleluia. Alleluia, tocca ancora i nostri cuori. Benedici i miei fratelli e le mie sorelle, alleluia, in questa preziosa giornata. Ti è rivelato alla vita. Alleluia. Alleluia. Dividendo bene il male. Alleluia. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo, alleluia. La salvezza. Dio è con noi, Emanuele, il desiderio di ogni anima, Emanuele, in lui ho posto la mia fede, rivelazione del cielo. Gesù, ti adoriamo. Alleluia, ti ringraziamo, Signore. Emanuele. Innalzati in mezzo a noi, manifestati. Opera, Signore, alleluia. Emanuele non si è scordato mai di te. Alleluia. Emanuele, le sue promesse lui ha sempre mantenuto. Alleluia. Emanuele. Alleluia. Chiama ancora te, Emanuele, Dio è con noi. Alleluia, Yeshua, Alleluia, Cristo, Yeshua, Amen, Alleluia. Alleluia, nome di Gesù, alleluia. Alleluia. Potenza di Dio! Alleluia! Amen! Emanuele venne nel mondo, Emanuele fu crocifisso, Emanuele il Verbo. Alleluia! Nel nome di Gesù! Emanuele! Alleluia! Dio è con noi! Alleluia, il desiderio di ogni amante che sai, Emanuele, Signore ti adoro, ho posto alleluia fede, la rivelazione del cielo. Dacci una parola dal cielo, Padre, la rivelazione del cielo. Alleluia. Emanuele. Alleluia. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria, gloria a Dio. È una gioia, carissimi. Alleluia. Essere riuniti qui in questo luogo nel santo e potente nome di Gesù Cristo. Amen. Alleluia, perché lui dice nella sua parola. Alleluia. Dovunque ci sono due o tre riuniti nel mio nome,
Anch'io sono lì in mezzo a loro, alleluia. E noi siamo certi che il Signore è qui in mezzo a noi. Amen. Non importa le critiche, amen, i pensieri negativi, amen, i problemi, ma Dio è con noi, alleluia. Amen, alleluia. Questo è quello che conta, gloria al Signore. Amen, benedetto il nome di Gesù. Siamo qui per pregare insieme coi cari fratelli, per essere uniti nello Spirito. Amen. 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 Per passare un tempo nella presenza del Signore, nella preghiera, alleluia, nella parola, alleluia, per edificarci nello Spirito, alleluia. Questo ha bisogno la Chiesa, amen, fratelli, sorelle, di edificarsi, amen, nello Spirito, alleluia, amen, perché siamo negli ultimi tempi. Non perdere tempo in cose vane, amen, in cose inutili. Spegni la televisione, alleluia, alleluia, e accendi il tuo cuore, amen, con la fede, amen, con lo Spirito, alleluia, Santo, alleluia. Oh, alleluia, oh, siamo alleluia qui insieme, alleluia, come veri adoratori in spirito e in verità, come veri figli di Dio salvati per grazia, amen, come servi del Dio Altissimo, amen, perché ogni vero figlio di Dio, cari fratelli e sorelle, è chiamato a essere un servo del Signore, amen. Non basta essere un credente, tu devi essere un servo, tu devi essere una serva del Signore, amen. E per essere servi bisogna consacrarsi. Amen, amen, alleluia. Amen. Tu non puoi essere un servo di Dio a modo tuo. Amen. Vivendo nella carne, vivendo nei piaceri, vivendo nella vecchia natura peccaminosa o nella vecchia natura mondana, nelle distrazioni, nei divertimenti, nella televisione. No, fratelli, per essere servi del Signore, amen, dobbiamo separarci dal mondo. Amen, alleluia. Gloria al Signore. Alleluia. Alleluia. Amen. Amen. Dio benedica questi servi, fratelli. Amen. Siamo qua per la gloria di Dio, per essere servi del Signore. È vero, abbiamo dei difetti, abbiamo ancora delle imperfezioni, abbiamo delle mancanze, ma siamo nelle mani del vasaio. Amen. Alleluia, perciò sgridiamo ogni bugia di Satana. Nel nome di Gesù, alleluia. Ogni accusa del diavolo. Nel nome di Gesù è sconfitta. La sgrido, alleluia. Via, ti sgrido. Perché abbiamo un avvocato presso il Padre. Amen. E siamo qui perché Gesù ci ha scelti, alleluia. Amen. Amen. Noi non ci siamo autoproclamati predicatori. Noi non ci siamo autoproclamati pastori o ministri, no, ma Dio ci ha scelti, fratelli. Alleluia. La persona che vi parla adesso non si sarebbe mai immaginato di avere una Bibbia fra le mani. Amen. Alleluia. Io non mi sarei mai immaginato di essere un uomo che predica il Vangelo. Amen. Anche io. Io prendevo in giro i predicatori. Fratelli e sorelle nella grazia, io prendevo in giro i pastori, insultavo i pastori, ma oggi sono qui, alleluia, amen, per essere un servo di Dio. Amen. Amen. Amen, alleluia. Per essere un predicatore del Vangelo per la grazia di Dio. Amen. Amen. Ma la cosa più importante, fratelli, come dico sempre, lo dico anche ai fratelli che sono qui, amen, noi dobbiamo vivere il Vangelo. Amen. Prima di tutto noi dobbiamo vivere il Vangelo, perché a che mi serve se io vado a predicare, io vado a evangelizzare, vado a parlare di Gesù, se poi io non vivo il Vangelo, se poi sono un carnale, sono un mondano, a casa mia guardo i film, e mi diverto con le cose del mondo, oppure maltratto mia moglie, parlo male a mia moglie, oppure sono un ipocrita, no, fratelli. Noi dobbiamo vivere il Vangelo. Amen. Amen. Noi dobbiamo vivere la parola di Dio. Amen. Amen. Affinché la possiamo predicare con autorità per la gloria del Signore. Amen, cari fratelli, nella grazia vi salutiamo qui da Milano. Ci troviamo in un bellissimo posto che Dio ci ha messo in cuore di venire a pregare coi fratelli, alleluia, stare insieme in comunione, in armonia,
nell'unità dello Spirito. Alleluia, insieme al fratello Bruno, al fratello Aaron della Germania, gloria a Dio, che ha una grande testimonianza della conversione che Gesù ha operato nella sua vita, insieme al fratello anche Raffaele. Alleluia, siamo uniti nel nome di Gesù, fratelli, con l'unico scopo di servire il nostro Dio, amen. E che sia chiaro, noi serviamo Dio per gratitudine. Amen. E i video, amen, lo voglio dire apertamente, che condividiamo sono per edificare la Chiesa, amen, fratelli, per incoraggiare i deboli, amen. Amen, per incoraggiare la Chiesa, alleluia, a uscire a predicare. I video che condividiamo sono solo una testimonianza, amen, per la gloria di Dio, amen, e non un esibizionismo come alcuni dicono. Questi video sono per condividere le opere del Signore, fratelli, amen, perché la predicazione nelle strade, amen, è un'opera del Signore, non, amen, è un'opera dell'uomo. Quanti dicono amen? Amen! Amen! Amen. La predicazione in strada è un'opera del Signore, amen, non è il desiderio di un uomo, non è che io un giorno mi sono così svegliato e ho avuto il desiderio di testa mia di andare fuori a predicare. No, fratelli, è una chiamata di Dio. Tu che a volte critichi, perché andiamo a predicare fuori, ci sono persone che a volte criticano perché andiamo a predicare fuori o perché condividono i video. Tutto è per la gloria di Dio. Amen. Per edificarci, per incoraggiarci. Alleluia. Alleluia. Amen. Alleluia. Per fortificarci nello Spirito, perché è una testimonianza di fede. Amen. È una testimonianza che il Signore è all'opera. È una testimonianza che lo Spirito Santo ancora oggi suscita dei servi, degli strumenti per la sua grazia, per la sua misericordia. Amen. Non di certo per i miei meriti, o perché siamo bravi, o perché il fratello è bravo, o perché il fratello è colto. Anzi, la Bibbia dice che le cose disprezzate del mondo, amen, Dio ha scelto. Amen. Le cose vane del mondo Dio ha scelto. Le cose inutili del mondo Dio ha scelto. Amen. Coloro, amen, che erano disprezzati, sapete, fratelli, nel mondo io ero disprezzato. Io ero disprezzato dal mondo. Quando io ero un uomo che vivevo nel peccato, io ero disprezzato dal mondo. Ma Gesù, per la sua misericordia, mi ha scelto. Amen, alleluia. 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 Per gridare la sua parola, fratelli. Amen. E ogni cosa che possiamo fare per la sua misericordia, per la sua grazia e per gratitudine, fratelli, io predico e credo anche i miei fratelli che sono qui. Amen. Predichiamo per gratitudine, fratelli. Amen, amen. Non per essere famosi, amen, non per essere ammirati, non per avere tanti mi piace su Facebook, che il Signore sgridi queste, amen, cose. Nel nome di Gesù, ma alleluia, noi predichiamo il Vangelo perché abbiamo una grande gratitudine, una grande riconoscenza al Re dei Re che è morto sulla croce per un miserabile peccatore come me. Io ero perso in questo mondo, fratelli, io non volevo vivere. Io avevo 25 anni e non volevo vivere. Io ero schiavo del diavolo, ero schiavo del peccato, ero schiavo del vizio, ero schiavo delle mie debolezze. Ma se oggi sono qui è per la misericordia del Signore, perché Lui ha avuto pietà di me. Amen. E i video che noi condividiamo non è per essere seguiti, per avere un pubblico, per avere degli applausi. Dio, se qualcuno sgrida, fa questo si deve, amen, pentire. Nel nome, alleluia, di Gesù. Se un fratello qui fa questo si deve ravvedere, alleluia. Amen. Amen. Sì. Amen. E se io qualche volta ho fatto questo per essere famoso, mi devo ravvedere, alleluia. Amen. Ma Dio lo sa che io non l'ho fatto per questo. Anco io, per, amen, la gloria del Signore. Dio sa che io l'ho fatto per gratitudine, alleluia. D'anima. Per amore del Vangelo, per, alleluia, amore di Cristo. Amen. Per gratitudine, alleluia. Amen. Di come Gesù mi ha salvato, amen, mi ha tirato fuori dalla fossa. Mi ha tirato fuori dalle tenebre, dalla morte, amen, dove io ero, fratelli.
e sorelle, e oggi posso alzare la voce, amen, posso alzare la voce, alleluia, e posso dire a chiunque, amen, amen, Gesù è l'unica salvezza, amen. Amen. E lo facciamo per gratitudine, amen, alleluia, non per esibizionismo, ravvediti se pensi questo, alleluia. Tu non comprendi le opere dello Spirito, amen. Tu hai ancora una mente carnale, sei geloso, amen. Perché noi abbiamo il coraggio di predicare nelle strade, ci sono persone che non hanno il coraggio di nemmeno di portare la Bibbia sotto il braccio e hanno il coraggio di criticare i servi del Signore che vanno fuori a predicare. Non criticare santo, quelli che predicano, santo, ma prega per loro. Amen. Amen. Prega. Non essere ribello. Amen. Alleluia. Oh, alleluia. Quest'opera di Dio. Amen. Amen. Se degli uomini sarà distrutta. La predicazione nelle strade è un'opera del Signore. Amen. Alleluia. E vi voglio dire per la gloria del Signore, se qualcuno non lo sa, anche tanti anni prima di fare i video, di condividere questi video, per la gloria del Signore, io già predicavo, anche da solo, sempre con Gesù, amen, che mi accompagnava, mi guidava con lo Spirito Santo. Ma prima di fare i video per condividerli come una testimonianza, un incoraggiamento, alleluia, perché ti voglio dire, anch'io a volte ci sono stati dei momenti che mi sono sentito debole, mi sono sentito abbattuto, mi sono sentito un po' scoraggiato, per così dire. Ma nel vedere certi video, nell'ascoltare certe testimonianze o nel vedere certi video di fratelli che predicano in altre nazioni, per esempio in America o in Thailandia, c'è un fratello, un brother Tony in Thailandia che predica la parola di Dio nelle strade e lui condivide i video su YouTube. E ci sono stati momenti che io mi trovavo nella prova, nella difficoltà, nella battaglia, nello scoraggiamento, nei momenti difficili di prova, e nel vedere quei video mi sono rialzato, alleluia. Amen, alleluia. Mi sono incoraggiato. Amen. Mi sono rallegrato. Alleluia. Alleluia. Perciò non dire che questi video sono per esibizionismo. Non essere un carnale. Tu devi apprezzare le opere di Dio. Sono pochi quelli che vanno fuori a predicare. Amen. E noi dobbiamo pregare per questi uomini. La messa è grande. Gli operai sono pochi. Noi dobbiamo pregare per questi giovani, amen, che hanno in cuore il desiderio di predicare, come il fratello Bruno. Amen. Amen. Alleluia. E noi non vogliamo innalzare nessun uomo, non fratello, mi vergogno del Vangelo. Ma noi, amen, vogliamo dare gloria, amen, a Dio. Alleluia. Perché noi siamo dei tizzoni strappati dal fuoco. Alleluia. Alleluia. Noi eravamo morti nei peccati, nei falli. Eravamo persi lontano da Dio, ma oggi siamo qui per la sua misericordia. E lo possiamo adorare, lo possiamo glorificare, possiamo alzare la voce per lodare Gesù in ogni luogo. Grazie, Padre. Ma ancora oggi ci sono come delle persone come dei farisei, come quei farisei che dicevano a Gesù: Gesù, di ai tuoi discepoli di non gridare tanto. Dio sgridi. Signore, di a quegli uomini lì, a quegli esaltati, a quei fanatici, di non gridare troppo. I discepoli stavano lodando il Signore, con gioia, con libertà, con forza. E i farisei li volevano far tacere. Se noi... Ma Gesù disse, se costoro tacciono, mi loderanno le pietre.